Questa marcia qua è probabilmente, assieme alla campagna referendaria che abbiamo fatto la primavera scorsa, diciamo un'iniziativa più importante che abbiamo messo in piedi in questo anno, in questi anni, insomma, come Comitato Acqua Bene Comune, perché è una marcia che cade in un momento importante per quanto riguarda le battaglie in difesa dei fiumi bellunesi, sia per quanto riguarda la questione proprio relativa alla Valle del Mis, che con cognizione di causa e con responsabilità diciamo che è ancora aperta la questione. Nonostante il fatto, insomma, che i lavori siano iniziati, siamo convinti che si deve ancora porre fine, insomma, c'è ancora molto da fare prima che la battaglia finisca. Prima di tutto per la questione relativa agli usi civici. Voi sapete, avete letto, insomma, sulla stampa, che stanno lavorando in questo momento all'interno di terreni che sono di uso civico, che la Valsabbia SPA di Brescia ha acquistato, ma non aveva. Noi consideriamo questi acquisti legittimi, perché quei terreni, appunto, non sono. Sono di proprietà degli usi civici e come è disposto dalla legge dovrebbero essere gli usi civici a determinarne la destinazione. Qui abbiamo appunto il COE e il Corrado, che poi spiegherà meglio questa questione degli usi civici. Noi sostanzialmente riteniamo che il cantiere in questo momento sia un cantiere illegittimo e non ha nessuna titolarità dal nostro punto di vista per proseguire. Tanto è vero che c'è, come abbiamo letto sulla stampa, in corso un'indagine da parte anche della Procura, che evidentemente farà il suo corso e vediamo come andrà a finire da questo punto di vista. La seconda questione invece per cui questa marcia è importante è anche relativa a tutte le questioni che riguardano le altre concessioni idriche, le altre richieste per nuove concessioni idriche all'interno del territorio bellunese, perché proprio in questi giorni, in questo momento, in regione si sta discutendo su un nuovo disciplinare appunto per le nuove concessioni idroelettriche, che come voi sapete ormai superano abbondantemente le centinaia. La Lucia, dopo, che si occupa di questa cosa in maniera più dettagliata di me, farà anche il quadro di questa situazione. La cosa interessante è questa, che adesso è il momento decisivo per andare a regolamentare queste nuove richieste. Noi con questa marcia chiediamo che, innanzitutto, come abbiamo sempre fatto con le raccolte firme, eccetera, ci sia innanzitutto una moratoria per le nuove concessioni idroelettriche, perché come sapete il fiume Piave, il bacino idrico della Piave è sfruttato ormai per il 90% delle sue acque, per cui chiediamo, diciamo tranquillamente, insomma, che il bellunese ha già dato da questo punto di vista. L'altra partita ovviamente che noi sosteniamo da questo punto di vista è che sicuramente però deve essere fatto un blocco per le richieste in zone SIC e ZPS, che sono zone di interesse comunitario e di alto valore naturalistico. Ovviamente questo vuol dire che anche all'interno di aree protette come il parco dovrebbe essere di norma non poter permettere la realizzazione di centrali idroelettriche. Queste sono le due questioni, diciamo, politiche più importanti. Quindi il fatto che la centrale della Valle del Mis ancora la questione è aperta, la seconda invece ci interessa questa partita che si è aperta in regione, che noi consideriamo sostanzialmente decisiva per il futuro dei fiumi bellunesi. Poi se Corrado vuoi aggiungere qualcosa, Lucia vuole aggiungere anche così. Discorso usi civici. Intanto do la notizia che oggi l'impresa ha oscurato i cartelli, quindi la strada del MIS è comunque aperta 24 ore su 24 per tutto il mese, per la fine di questo mese e anche per il mese di agosto. Poi abbiamo ottenuto, almeno con il Comune, l'idea che non concederanno più chiusure totali come si era preventivato all'inizio, quindi la strada dovrebbe essere, poi da settembre, se le cose andranno avanti, dovrebbe essere ancora aperta a fasce orarie, comunque non completamente chiusa come l'intenzione da parte dell'impresa di fare, no?
questo. Il discorso di usi civici, vabbè, quando si parla tanto di autonomia, no? Gli usi civici è una piccola partenza dell'autonomia, cioè sono le terre che c'erano state destinate, nel caso nostro, con l'investitura della Serenissima primi del 1600, terre destinate agli abitanti della montagna, che dovevano essere il minimo sostentamento per tutti, dovevano garantire che tutti avessero il minimo sostentamento. Col decreto vicereale dei primi 800 di Napoleone sono state sciolte le regole e quindi le figure che gestivano questi terreni, e i terreni sono stati dati in gestione ai comuni, sono stati dati in gestione, quindi diritti che sono rimasti latenti fino adesso, perché poi con il tempo se ne è persa l'interesse comunque per l'agricoltura, eccetera, ma che sono comunque diritti che ci sono, non sono mai caduti. I comuni nelle nostre zone se ne sono poco occupati e si sono sempre comportati come fossero stati legittimi proprietari, ma così non è. Quindi ci sono anche dei terreni che sono a loro volta stati venduti, però con tutti atti illegittimi, perché ci doveva essere un'approvazione dal 1924, quando sono stati istituiti i commissariati, il commissario per gli usi civici, era il commissario per gli usi civici che doveva dare l'approvazione per la vendita di questi terreni. Quindi tutti gli atti che sono stati fatti sono atti di fatto nulli. È comunque un argomento spinoso, cioè che gli avvocati si ordinano in Ferrari quando si comincia a parlare di queste cose, perché poi si può dire tutto il contrario di tutto. Noi abbiamo trovato che loro stanno lavorando su dei terreni di uso civico, terreni che erano intestati a delle persone private, no? Cioè i privati, si chiamano i famosi beni d'usurpo, cioè gli ultimi che li lavoravano probabilmente a livello da... se li sono poi trovati in carico e diciamo in buona fede ne hanno mantenuto una sorta di proprietà che di fatto non c'è, no? E stiamo combattendo, perché da quando ho cominciato a lavorare su questi terreni abbiamo cominciato a scrivere lettere in comune, in regione, da tutte le parti per tentare di fermare i lavori, cosa che sembra più facile a dirsi che a farsi, perché poi tutti aspettano chissà chi e chissà cosa che vada poi a gestire questi, perché o per paura o per... vai a sapere perché, non è una cosa che non sono ancora riuscito a capire. Sembra che sia difficilissimo. Adesso abbiamo in mente delle iniziative, ci siamo appoggiati a un avvocato di Venezia esperto dell'argomento, che ci sta guidando per trovare delle strade legalmente percorribili, sempre con il beneficio di inventario, perché purtroppo siamo in un paese dove nulla può essere scontato quando si pensa al diritto, no? E quindi questo è il discorso dei civici. Ovviamente l'intenzione, io rappresento sia il comitato, il COE, che è il Comitato Operatori Economici dell'Alta Valle del MIS, e sono anche rappresentante del costituendo comitato per la gestione degli usi civici. Il vero comitato che gestirà poi gli usi civici dovrà essere eletto con elezioni dette dalla regione, quindi c'è tutta la procedura da seguire, ma intanto, in quanto frazionisti e quindi legittimi titolari del diritto, stiamo lavorando in modo da poter avere la possibilità di dire la nostra, insomma, ecco, su questo argomento. Non interessa che ci resti l'acqua e che ci restino i diritti sui terreni che in maniera sacrosanta ci hanno consegnato. Quindi io penso che più o meno non ci sia altro da aggiungere al momento. Ci vuole fare una prima considerazione generale su tutto? Sì, diciamo che il MIS è un po' un simbolo
anche tutti la situazione di tutti gli altri torrenti della provincia, che appunto in questo momento ci sono, come potete vedere un po' dall'elenco che vi ho dato, sono state presentate più di 150 domande per fare una settantina di impianti. E questo, diciamo, la Regione Veneto fino a oggi non ha provveduto, come dire, a fare per esempio neanche, come possiamo dire, una mappatura dell'esistente, no? Se poi possiamo vedere, non so, Friuli Venezia Giulia, no? Oltre ad avere un piano energetico, che noi non abbiamo, però per esempio acqua ha prodotto tutta una serie di mappe, no? Che in qualche modo fanno vedere com'è la situazione esistente, le nuove richieste, eccetera. Qua si va a fare tutto questo iter approvativo senza avere un elenco, diciamo, perché noi l'abbiamo chiesto, è più un anno che chiediamo che ci diano questi elenchi, anche una mappa, eccetera, e non ce lo danno dicendo che non lo hanno. E quindi, per esempio, i monitoraggi dei torrenti, che sono anche previsti dalla direttiva 60, non sono ancora stati fatti in maniera, diciamo, esauriente. E quindi si va a intervenire su torrenti che non sono neanche stati in qualche modo monitorati. Non ci sono limiti, come dire, non ci sono paletti per queste richieste, per cui si può chiedere tutto, si può chiedere in zona parco, si può chiedere in zona SIGZFS, si può chiedere la seconda, la terza derivazione consecutiva. Cioè noi abbiamo non soltanto esempi di domande una, due, tre consecutive sullo stesso torrente, ma addirittura torrenti in cui sono già state realizzate tre centraline una di fila all'altra. Per esempio Torrente Piova, su Avvigo e Lorenzago, ci sono già realizzate, basta andarle a vedere, tre centraline in fila e insomma, diciamo, basta farsi un giro e vedere cos'è diventato questo torrente. Nelle altre regioni, parlo delle regioni limitrofe, che può essere Friuli, Trentino, ma anche altre regioni italiane, come dire, è vietato espressamente presentare, cioè non si può neanche presentare una domanda per una seconda derivazione consecutiva a un'altra. In Trentino? In Trentino, in Friuli, nel bacino del Magra, cioè, come dire, è già stabilito, ci sono stabilite dei criteri per cui si dice, vabbè, se c'è una derivazione sopra e sotto deve essere lasciato libero un tratto adeguato, no? Senza fare, non si possono fare domande, oppure tante altre cose, i bacini molto piccoli, no? Quelli inferiori a 10 km quadrati, nelle altre regioni che hanno adottato delle linee guida non sono possibili le richieste, no? Perché chiaramente un bacino molto piccolo cosa comporta? Comporta il fatto che un torrente piccolo, gli togli un po' d'acqua, ne lasci poca e non resta più niente, per cui tutta una serie di cose sono. Se ci fossero delle linee guida potremmo, oppure i torrenti in stato elevato e buono dovrebbero essere esenti da derivazioni, cioè dovrebbero rimanere, come dire, protetti, no? Invece qua, siccome non sono stati neanche definiti in modo serio quelli buoni, quelli elevati, non si può neanche attaccarsi a questo. Quindi diciamo che manca tutta una regolamentazione, diciamo, che permette di tutelare questi torrenti. Come vi ho fatto la vedere dalla diapositiva, si capisce quanta acqua resta in albero quando si fa un... E quello è la proporzione, cioè è una frazione della portata che ha il torrente nei giorni della magra estrema, e questa situazione viene, come dire, si protrae per quasi tutto l'anno, per più di 300 giorni. Ovvio che non può star bene, come se noi ci riducessimo a essere un decimo del nostro peso e dire stiamo bene, no? Ecco, io direi che qua in provincia, come vedete, tutti questi torrenti qua, e questa zona qua brigliata, no? Sono le zone SIGZFS, come vedete quante domande ci sono già qua dentro. E vanno avanti tranquillamente, molti impianti già approvati, alcuni degli impianti già approvati sono proprio così come quello dentro queste zone, no? E quindi sarebbe molto importante che intanto venissero approvate delle linee guida veramente serie che permettessero di salvare, diciamo, questo patrimonio che, diciamo, va molto al di là di quel che può essere il beneficio economico di quelli che, diciamo,
realizzano questi impianti. Io direi che questo è un po' il senso del... Per cui l'appello che facciamo è che anche tutte quelle realtà locali che stanno combattendo sui propri territori contro nuove richieste aderiscano, insomma, e partecipano alla giornata del 22. Ci sono tantissime realtà che vanno dalla Mon fino al Volte, il Cadore, eccetera. Per cui è un invito che facciamo, insomma, di esserci quel giorno là, che è... Sì, siamo in Valle del Mis, ma stiamo lottando contro la centrale Valle del Mis, però abbiamo uno sguardo aperto anche a tutte le altre battaglie che ci sono su tutto il nostro territorio, per cui facciamo veramente un appello a questa realtà di partecipare e essere con noi, insomma, in quella giornata. Poi se c'è qualcun altro che vuole aggiungere, ti vedo. Mi sembra che sia molto chiaro, cioè noi non siamo contro a priori. Ci pare che chiedere una moratoria in una situazione in cui manca il monitoraggio, manca un piano, sia la cosa più ovvia che si possa chiedere. Questo mi sembra molto di buon senso, diciamo che siamo di buon senso. Ecco, però l'ultima cosa si può aggiungere è che veramente è provato che il contributo energetico di questi impianti mini idroelettrici, si chiamano, cioè che hanno potenza inferiore a 1 MW, è, diciamo, un contributo irrisorio, no? Questo non è che lo diciamo noi, lo dicono tutti, perché è proprio una cosa, come dire, provata, cioè adesso non mi ricordo bene i dati, comunque diciamo che di fronte a una grandissima numerosità e la percentuale di energia che producono questi impianti è veramente dell'ordine del 10% rispetto a pochi impianti grandi che sono ormai già stati realizzati, per cui noi, se per esempio dovessimo realizzare tutti i 70 impianti in provincia di Belluno, no? Andremmo a aumentare la potenza idroelettrica installata in Italia di poco più di 1/1000. Sì, ma questo rende evidente il fatto che siamo di fronte a una specie di ricatto sociale, nel senso che quello che i sindaci vanno dicendo è: noi vogliamo le centraline, vogliamoci dei cantieri, vogliamo dei soldi, perché se no l'alternativa è quella di lasciare, di non avere la possibilità di fare assistenza domiciliare. Cioè questo è intollerabile, perché è evidente che noi diciamo centraline, che è già un termine sbagliato, perché centraline si dicono metri cubi di cemento armato che non si tolgono facendo mai, non è una scelta che vuol dire sia retroattiva, no? Io la tolgo, la metto, no, una volta messa cosa diversa, quindi stiamo ipotecando qualcosa che non è nostro, tanto per dirne una, e ci pare intollerabile che tutto questo avvenga sotto forma di ricatto, e chi dice di no è, diciamo, in qualche modo contro natura, non capisce che sta danneggiando la salute pubblica degli altri, non è affatto così, è il contrario. Poi ripeto, in assenza del minimo che si pretende, cioè un monitoraggio, una legge, un piano delle acque, un piano energetico, manca tutto questo, nel frattempo si costruisce. Questo ci sembra veramente assurdità. Basterebbe anche pensare una cosa, cioè di fatto queste concessioni e queste attività imprenditoriali sono sostenute dagli incentivi, cioè se non ci fossero gli incentivi nessuno andrebbe a farle. Quindi questa è la parola chiave, cioè se non c'è convenienza di farla, e per farla bisogna che qualcuno tira incentivi, che sentendo il discorso in TV sembra che lo Stato spenda sui 6 miliardi all'anno. No, lo Stato, io vorrei aggiungere, siamo noi, le nostre bollette, figura l'incentivo, sparamoci. Cioè, voglio dire, andiamo a fare delle cose che da un punto di vista logico non è logico, cioè se poi diamo degli incentivi per fare una cosa che una volta tolti gli incentivi non starà più in piedi, cioè... C'era proprio il tecnico dell'ARPA, mi pare che si fosse giusto? Si fosse, sì. Nel servizio dell'ARPA, dove diceva che si stanno prendendo in considerazione torrenti che non si sono mai presi in considerazione proprio perché stanno in piedi, le centrali idroelettriche stanno in piedi grazie esclusivamente agli incentivi, per cui questo è un po'... Quindi fra 20 anni ci troveremo cattedrali nel deserto, in sostanza, no? È caduto il discorso che era Sì. Io, se mi permettete, non voglio togliere spazio assolutamente al comitato, perché sono una delle associazioni come Sigelle che penso che dirò, aderisco alla marcia del 22, ma proprio nella dimensione in cui diceva lui, nel senso che questa è una marcia simbolo del ragionamento che è stato fatto da chi mi ha preceduto e da cui io sto imparando un altro pezzo del
della situazione in questa provincia. Io vorrei solo aggiungere che mentre CGL e CISL e UIL su tutti i tavoli di questa provincia stanno orientando il loro lavoro su due direzioni. Uno è affrontare l'emergenza, lavoro che è dirompente. Sarebbe facile per me dire che sono un po' di anni che la CGL lo diceva, che la crisi era una crisi terribile, che ci hanno riso in faccia, ci hanno dato del Cassandre. Stamattina al tavolo della provincia, convocato per la commissione del lavoro, tutti che dicono è una crisi drammatica che non finirà mai, che assolutamente non mi dà gioia, ma noi stiamo dicendo che dobbiamo affrontare l'emergenza di questa provincia che è drammatica. E a un vostro collega che l'altro giorno mi diceva qual è lo sviluppo per questa provincia, io ho detto una battuta al manifatturismo, nel senso che non è possibile che molti si inventino che la risposta alla crisi del manifatturiero in questa provincia è il turismo, lo sviluppo agricolo turistico, perché non sa quello che dice. E io lo inviterei a frequentare un attimo di più questi tavoli per capire come è impossibile ragionare di turismo quando c'è una situazione del genere che non ha regole, e quale sviluppo per questa provincia se adesso c'è questo dissesto che si aggiunge un ulteriore dissesto, perché sono anni che questa provincia non viene messa in sicurezza, non vengono messe in sicurezza i fiumi, non vengono messe in sicurezza le montagne, non vengono sfalciati i prati, non viene curata la montagna. Cioè, quindi capite come l'adesione della CGL all'iniziativa, ma alla discussione sulle captazioni, sull'acqua, come diceva Guido, noi non siamo contrari a prescindere, ma vogliamo che ci sia un piano di riordino, una parola grande, cioè un piano per riuscire a capire dove questa provincia vuole andare a parlare. E quindi mi sembrava giustissimo quando Guido mi ha detto guarda, facciamo la conferenza stampa, a dire che su questi temi, per quello che noi possiamo, senza tirare via spazio a nessuno, noi diamo una mano, quindi come abbiamo fatto spesso. Quindi solo questo per non tirare via. Il merito è tutto loro, eh. Io quando devo chiedere qualcosa chiedo a lui. Sappiate, non siamo tutologi, non mi vergogno a dirlo. No, la visione della CGL è una visione importante, come è una visione importante veramente, perché così in poco abbiamo fatto un elenco così veloce qui iniziale sulle associazioni che hanno iniziato a aderire, molte arriveranno anche sicuramente la prossima settimana, perché tutte le associazioni comunque discutono nei loro consigli direttivi eccetera. Però ci sono adesioni importanti, vabbè, come la CGL Belluno, ma anche come Cipa Italia, c'è la Lega Ambiente Veneto, WWF Veneto, Italia Nostra Veneto, quindi anche realtà regionali, ci sono realtà che vengono associative di comitati che vengono anche da altre zone oltre la provincia di Belluno. Questo vuol dire anche che questa battaglia sta estendendo i propri confini, questo ci fa e ci fa piacere, soprattutto sono prime adesioni che fanno anche vedere insomma che c'è un consenso sociale su questa questione che tiene insieme tante realtà che vengono da percorsi culturali diversi, quindi questo ci fa piacere, perché vuol dire che stiamo cominciando anche culturalmente a vincere questa battaglia. Tanto è vero che anni fa, due o tre anni fa, ci dicevano che eravamo quelli ideologici, no? Su questa battaglia. Sembra invece che una volta insomma maturata la questione, fatte capire le nostre motivazioni, adesso ormai tanti anche del panorama del centrodestra, per dirti, no? Per dire come si è allargata la questione, sono d'accordo con noi, perché quello che diciamo è oggettivamente vero, insomma quella cartina lo descrive. Per quanto riguarda invece la seconda parte della conferenza stampa, anche qui vogliamo dare una certa importanza, perché dal punto di vista organizzativo la marcia è complessa e lo sforzo organizzativo che stiamo facendo, che stiamo mettendo in campo è impegnativo. E vi dico subito, stiamo facendo il possibile per cercare di ridurre al minimo i disagi per la Valle del Misse, per ridurre al minimo quindi anche le automobili che arriveranno in Valle del Misse. Stiamo mettendo in piedi insomma quindi una serie di progetti, una serie di mezzi insomma per riuscire a ridurre l'impatto insomma delle macchine in Valle del Misse.
Come vedete la partenza dal MAC è alle 11 dalla località La Soffia, però noi le macchine le faremo arrivare e parcheggiare in zona Pian Falcina, perché da lì ci saranno delle navette che che metteremo a disposizione e che prenderanno le persone da Pian Falcina, dove c'è insomma un parcheggio abbastanza ampio, insomma, da lì porteremo le persone con le navette fino in località La Soffia. Per invece le persone che arrivano da zone come Lagordino, Gosaldo o la zona del Primiero, invece la partenza della marcia non sarà in località La Soffia, ma sarà invece da Ponte Titele, cioè dal cantiere sostanzialmente, e da lì, lo dici sempre, scenderanno invece verso il fondovalle e ci incontreremo a metà strada e da lì invece tutti insieme poi ritorneremo, andremo verso il cantiere. Quindi ci saranno due partenze. Ah, questi partono da 4 nel metro e poi ritornano. Esatto, ci sono due partenze. E vi accompagniamo. Esatto. Ah, infatti. Per chi viene da, diciamo, a prendervi, insomma. Esatto, sì, esatto. E questa questione ha ovviamente un significato anche di incontro tra le comunità e anche per garantire anche in questo caso un minor numero di auto nella bassa valle del Mis. Per quanto riguarda invece coloro che vogliono giungere in bicicletta, abbiamo, grazie insomma alla FIAB, agli amici della bicicletta, insomma, abbiamo organizzato anche questo punto di ritrovo. Si ritroveranno alle 9.45 in piazza della frazione di Mis, esatto, e da lì in tutti insieme andranno verso La Soffia, dove ci sarà il punto di concentramento della marcia. E anche qui è necessario che chi viene in bicicletta si doti insomma di fanalino e di tutte le accortezze necessarie, insomma, perché la strada ovviamente è caratterizzata da gallerie e buie, quindi è importante insomma che ci siano i fanalini e anche i giubbetti, quelli diciamo casa di frangenti. Questo è importante. Un appello che facciamo agli automobilisti, due appelli diciamo. Il primo è di arrivare in valle già a partire dalle 9, perché è necessario avere il tempo per poter usufruire al meglio delle navette, perché arriveranno già dalle 9 in Pian Falcina e quindi c'è un tempo tecnico, diciamo, per permettere alle navette di portare le persone alla Soffia, di rientrare e prenderne altre. Quindi è già il primo appello che facciamo, è che la gente cominci ad arrivare presto, già dalle 9. E la seconda questione invece è che si organizzino, e questo dopo diciamo anche una possibilità, si organizzino per riempire al massimo le automobili. Questo ovviamente sempre per ridurre al minimo le macchine. Ci stiamo appoggiando a un servizio che è un sito internet che è www.blablacar.it, che lo trovate, esatto. Lì ci sono, è possibile praticamente andare a trovare altre persone che verranno in valle con la loro macchina, e quindi c'è la possibilità insomma di poter usufruire di passaggi gratuiti, e oppure chi volesse venire con la propria macchina ha la possibilità di inserire in questo sito, che è molto semplice e elementare, il fatto che mette a disposizione la sua macchina per altri lungo il tragitto che farà normalmente da casa propria a Sospirolo, e questo insomma è un servizio in più che mettiamo a disposizione per cercare appunto di ridurre al minimo le macchine. Per cui veramente facciamo un appello alle persone insomma di evitare di venire in Valle del Mis con una persona, una macchina, insomma. Questo sì. È un po'... Aggiungiamo magari, tu l'hai detto, hai fatto capire, sì. All'inizio della valle ci saranno punti informativi, nel senso che noi cercheremo di intercettare le macchine, perché è chiaro, siamo consapevoli che in Valle del Mis domenica, col caldo che c'è una folla di turisti, è chiaro che ci auguriamo che i turisti partecipino alla marcia, ma non tutti vorranno partecipare, non ne sono a conoscenza, ci sarà, non vogliamo togliere spazio ovviamente a chi intende passare la giornata in altro modo, e quindi fermeremo magari anche loro, ci scusiamo, ma per intercettare coloro che invece partecipando alla marcia potranno quindi capire dove e come fermarsi. Quindi ci saranno punti info point, esatto. Punti di informazione, segnalati lungo la valle.
mi pare che siamo organizzati un discorso anche sanitario, abbiamo sì, un presidio sanitario. Abbiamo anche un presidio sanitario. Allora, e questo ci anche un'altra cosa che specifichiamo. La marcia è a portata di tutti, sì. Perché è un percorso di 5 km su, una, sì. Su un terreno che è asfaltato, ma soprattutto ha di scarso dislivello, non ha pendenze enormi. Per cui veramente la marcia è a portata di tutti, tanto è vero che mi stanno scrivendo. Tanti ci scrivono che vengono con le carrozzine, con le bambine, sì, eccetera, sì. E non c'è nessun speriamo, problema. Una famiglia. Esatto. Però noi per sicurezza comunque può sempre dire, accadere qualcosa di spiacevole, avremo anche un presidio, un medico sanitario che si è messo, un medico si è messo a disposizione per eventuali, insomma. Poi le navette evidentemente seguiranno la marcia per coloro che poi al ritorno avessero difficoltà, o anche all'andata per motivi di elaborazione, è chiaro che. Cioè, esatto, ci sono anche per quello. Esatto. Speriamo che il Padre Eterno sia contro le cesali. Sì, che in quel caso l'acqua, voglio dire, sia tenuta su. Non bisogna mai dire oltre che giù rimanga. È uno dei pochi che non si è ancora espresso. E diciamo anche, ovviamente, vista insomma l'orario e la marcia, eccetera, di portarsi un pranzo al sacco e dell'acqua, ovviamente, perché. Anche lì metteremo delle zone diciamo in mezzo alla marcia per abbeverarsi eccetera, però insomma è meglio che le persone siano auto-organizzate da questo punto di vista. Come quando si va in gita. Le gite numerose però qualche volta lasciano tracce, quindi noi rischiamo di evitarli. Quante persone vi aspettate? Nico è proprio domanda. No, tra le 6 e le 10.000 persone. Bisogna dare per la Digos 200. Il numero secondo la questura, secondo gli organi.